Oh, così no, la Roma così no, la Roma così no, ragazzi, qua butti via mezza stagione, butti via mezza stagione perché dovete pensarla bene. La Roma vince a Genova e vince bene, è una Roma che dopo, insomma, incomincia un campionato diverso, rientra Dobby, che invece no, e invece si ferma tutto di nuovo. E invece la Roma adesso si ritrova a 3 punti, là sotto, in mezzo a tutti gli altri della zona retrocessione, con le orecchie abbassate. Per un secondo, ragazzi, mancavano 20, 15, quelli che siano. Tutto là è successo. È successo tutto là con quel Pellegrini da quel momento in poi, dopo quello scontro, un patatrac, ragazzi, così no. La Roma butta via mezzo campionato oggi, adesso a Genova butta mezzo campionato, ve lo sto dicendo, perché se la Roma andava a 5 punti con la vittoria di Genova, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Il vento in poppa ti arriva se te lo credi. Se te lo crei, le squadre così vincono, le squadre così vanno avanti. Quando hanno confidenza, fiducia, quando hanno risultati, ma se i risultati non arrivano, puoi fare la partita più bella del mondo. E dopo te ne esci veramente con le orecchie abbassate. Mi dispiace. Mi dispiace, ero convinto di fare un altro tipo di video, ero convinto di fare un altro tipo di video, ero convinto di dire ragazzi la Roma, perché la Roma è stata tosta, il primo tempo mi è piaciuto tantissimo, c'è quel Coné, e dopo De Rossi. Beh, questi cambi non è che derro, io non li capisco, perché vi devo essere sincero, io so che il Milan, l'Inter, la Juventus, il Bologna, l'Atalanta devono fare il turnover perché hanno la prima partita infrasettimanale dura. Ma la Roma non ce l'ha la partita infrasettimanale, perché hai bisogno di fare tutti quei cambi, di cambiare tutti insieme? Beh, non l'ho letta bene questa situazione. Il secondo tempo a me non è piaciuto anche per questo, ma che dopo la Roma, ovvio, il Genova ti ha spinto. Dopo, nel secondo tempo, il Genova ti ha spinto fino al 60esimo, 55esimo lo deve fare, giustamente deve recuperare. Ma guardate che quando fa il triplice cambio, a me non è che stava dispiacendo, stava ricominciando a riprendere quota la Roma. Metti dentro questi giocatori, vabbè, Baldanzi, Pellegrini, e succede che te la stavi portando a casa, però cioè una grossa squadra se le chiude queste partite, ragazzi, una squadra te li chiude queste qua, non gli fa fare il cross così tranquillamente, che l'ha fatto Vitigna alla fine, non glielo fa fare così tranquillamente. Si butta via una Roma che si butta via in una maniera brutta. Domani punto sul campionato, su questo canale punto sul campionato, oh, lo seguite tutti, quindi è inutile, ve lo dico, però lo facciamo domani, non aspetto martedì. So che domani ci sono 2 partite, però chi se frega, cioè hanno giocato le grandi, avranno giocato tutte, quindi c'è un nuovo canale Diego CTN Podcast dove parlo di cose di vita, viaggiare da soli oppure stare da soli o stare in compagnia, stare in città, stare in provincia, tutte queste cose podcast, quindi lo potete seguire, lo trovate in descrizione Diego CTN Podcast, questo canale nuovo che vi tiene compagnia. Detto questo, ma come si fa? Ma come si fa? È un peccato, la Roma è una buona squadra e i Fred che ne stanno comprando, ragazzi, hanno comprato tanti giocatori, ne hanno comprato davvero tanti di giocatori e buoni pure. Cioè i Fredkin questa volta hanno voluto apparecchiare una squadra sicuramente per stare là sopra e non è là sopra. E oggi, dopo quello che è successo con De Rossi espulso, con De Rossi che non riesce a chiuderla sta partita, non riesce a chiuderla, guardate che queste partite come le chiudi? Spezzi il gioco degli avversari, perdi tempo, così si fa. Lo so che non piace, lo so che non piace a nessuno di noi quando siamo dall'altra parte, cioè che stiamo perdendo, però è così che si fa. È così che le squadre si portano a casa queste vittorie. Sono vittorie un po' sporche, che dopo tante sporche non era, perché la Roma nel primo tempo poteva fare anche 3-4 gol, anche lì la doveva chiudere, doveva andare sul 2-0. Cioè, ma dopo questo cambiare tutto così non mi ha convinto. A me non mi ha convinto, tranne Salah e Šmejker, che quello si era fatto male, ovviamente, però il resto
perché hai bisogno ormai non siamo più alla prima giornata, seconda giornata, oltretutto molti giocatori hanno messo un'altra partita nelle gambe, che era quella con le nazionali, se ti sono rimasti lì a Trigoria, l'hai fatto allenare più, cioè ormai siamo in periodo di scarico, non è che c'è il periodo, dice vabbè il mio giocatore non regge 60-70 minuti, invece ormai tutti reggono i 90 minuti. Sei davvero, non solo non l'ho capito, ma secondo me è un errore anche concettuale. De Rossi è il primo vero anno, e purtroppo è così, ragazzi, è così un po' per tutti, è stato così un po' per tutti. E gli errori li devi fare per crescere, e secondo me quello è stato un errore, quello è stato veramente un errore. Se deve crescere, sicuramente crescerà. Adesso però lo spogliatoio, come la prende questa mezza sconfitta? Perché hai buttato 2 punti. Hai buttato 2 punti e secondo me una mezza sconfitta, come lo prenderà lo spogliatoio? Come lo prenderà l'ambiente? Come lo prenderà la società? E anche, ripeto, un'espulsione che non ci stava, cioè stai un po' tranquillo. A me De Rossi, io stravedo per questo ragazzo, un bravissimo ragazzo, però come allenatore è ovvio che tutti gli allenatori, nessuno, proprio eccezioni, vi faccio una o due eccezioni, ma oltre quelle eccezioni nessuno davvero arriva e vince, arriva già al massimo. Ci si costruisce come tutte le cose, ci si costruisce piano piano, ci si costruisce col tempo, ci si costruisce negli errori. La squadra è buona, la squadra è veramente buona. Adesso con Hermoso, con Hummels, questa squadra è molto 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 buona, non ha grandi punti da migliorare. Adesso che Dobk ha segnato, anche se a me Dobk convince fino a un certo punto, a me mi convince fino a un certo punto, io ce ne sono secondo me più forti in giro. Io questo potrebbe essere davvero quell'acquisto che tu aspettavi 100 e magari col 100 non ti arriva. Questo acquisto mi piace tantissimo con ragazzi, mi piace, strapiace Koné, questo è un motorino, questo è uno che non ha paura di buttarsi, non ha paura di proporsi, un giocatore bello, bello che è fatto, bello che è buono, mi piace moltissimo, mi è piaciuto moltissimo. Tante cose mi sono piaciute, infatti ero pronto a fare quel tipo di video, e all'ultimo è finita. Buttati via 2 punti, proprio buttati via così. Ragazzi, c'è questo nuovo canale, lo trovate giù, Diego CTN Podcast. Venite, iscrivetevi. Sono cose di vita, e piano piano, dopo, quando arriviamo a 100, è tanto per sapere le opinioni degli altri. Certe volte noi abbiamo dei dubbi, però non conosciamo le opinioni degli altri. Ecco, l'opinione degli altri è sempre una bella cosa. Quindi venite a trovarci a Diego CTN, poi su Diego CTN Podcast, dove questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Quindi iscrizione. Mi raccomando, campanello, un bel mi piace, non fate mancare il mi piace se vi è possibile. E ci vediamo per le prossime partite domani, punto sul campionato. Domani andiamo a vedere, appunto, sul campionato, quindi squadra per squadra. E mi dispiace, io ero pronto a dire tante belle cose per la Roma, però i punti sono i punti e quelli mancano. In questo momento alla Roma di punti ne ha veramente pochi. 3 su 4 partite sono veramente pochi, ma pochi, 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 pochi. E quindi qualcosa che non va c'è, qualcosa che non va bisogna dirlo, qualcosa che non va c'è. Ragazzi, alla prossima, adesso mi vado a vedere gli altri, vediamo cosa dicono gli altri youtuber in giro. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao ciao!